Sindaco, la cooperazione che vuole cambiare, che cosa accade anche per Milano? Beh, la cooperazione è una serie di iniziative da parte di soggetti, di associazioni che si impegnano per rendere più giusto il mondo, per rendere il mondo e il pianeta veramente sostenibile da tutti i punti di vista, lottando contro la fame, contro la guerra, per la libertà. E se, come auspico che sarà, la nuova legge, il disegno di legge sulla cooperazione porterà all'istituzione di un'agenzia della cooperazione che deve avere un risvolto istituzionale nazionale, ma al cui interno lavorano tutti coloro che sono impegnati sulla cooperazione internazionale, non vedo come non possa essere Milano la sede di questo luogo, perché Milano è la capitale della cooperazione oltre che del volontariato. Milano affronterà sfide importanti nel prossimo anno, dal semestre europeo al semestre ASEM, a Expo 2015, che parlerà proprio di questi temi. E soprattutto lascerà per il dopo Expo Cascina Triulza, che sarà proprio la sede della cooperazione, del volontariato e dell'associazionismo. E quindi significa un insieme di soggetti, un insieme di persone che possono fare di Milano il centro del mondo del dibattito su temi che riguardano il futuro del pianeta. La nuova legge sulla cooperazione permetterà all'Italia di riallinearsi a livello internazionale sul tema degli aiuti allo sviluppo, in particolare di avere una legge al passo coi tempi che tenga conto di un mondo profondamente cambiato dal 1987. È una legge che dal punto di vista in particolare degli attori non convenzionali, cioè del settore privato, degli enti locali, delle università, delle fondazioni private, prevede una loro presenza in maniera diversa, con un coordinamento forte da parte del Ministero degli Esteri e con una forte possibilità di usare l'agenzia come ente che implementa e che mette in pratica progetti che gli enti locali o tutti gli attori non convenzionali pensano. È quindi uno strumento nuovo e molto più forte rispetto al passato per fare sì che la solidarietà, l'attenzione verso i paesi terzi che esiste in Italia diventi effettivamente azione concreta e azione di alta qualità.